Avvocato Zariani, quindi in base a quello che è successo al suo cliente siamo tutti colpevoli? Siamo tutti presunti colpevoli e questa vicenda è stata risolta in un battibaleno, nel senso che in un giorno e mezzo, grazie anche alla onestà intellettuale del procuratore della Repubblica di Verbania, il dottor Argentieri, e della dottoressa Pomponio, hanno capito che il signore non c'entrava proprio niente. Adesso abbiamo il poi. Il signore è stato messo su tutti i giornali e rischia il posto di lavoro. Lavora in Svizzera, quindi sappiamo tutti le regole che hanno la Svizzera. Speriamo che il datore di lavoro capisca che è stato un errore giudiziario, come l'hanno capito i nostri giudici, subito, e che lui possa continuare a prestare la propria attività lavorativa. Il signore è una bravissima persona che ha avuto solo conoscenze con altri soggetti 20 anni fa, quando abitava in Calabria e ovviamente giocava a calcio, frequentava le scuole in Calabria, quindi in 20 anni uno può buttare bene come ha fatto lui, e su buttare bene è preciso quello che lui ha buttato bene e chi può buttare male, ma a noi interessa la nostra posizione.